Come avevamo promesso nel corso del nostro spazio direttamente, apriamo una finestra anche su una Calabria diversa, una Calabria che si ingegna, una Calabria produttiva, una Calabria che guarda al futuro, orgogliosa, laboriosa, intelligente, fresca, giovane, moderna, perché lontano un po' dallo stereotipo classico, dai cliché, questa è la Calabria, Calabria solo del malaffare o solo dell'assistenzialismo. Cioè, ci sono tante, tante persone, tante donne, tanti uomini, alcuni giovani, che come dire, vogliono sperimentare, investono sulle proprie capacità. Questa è la Calabria che vogliamo raccontarvi oggi. Ho degli ospiti con me, due settori diversi, due percorsi diversi, due obiettivi diversi, ma diciamo che la mission è la stessa, quella cioè di rappresentare una terra che ha idee, che ha progetti, che ha capacità soprattutto ed ha voglia di dimostrare quanto vale. Ho qui la Rosita Mastrota, che è un'imprenditrice agricola, giovanissima, che ha deciso, come dire, di puntare su La quello propria che è il terra. prodotto della terra. Ma non ti hanno detto, ma come? Chi te la fa fare? È faticoso. Tutti mi dicono questo. Io ho 25 anni e il giorno che ho deciso di investire sul mio territorio mi è stato detto che ero un incosciente. Io ho studiato agraria, sono all'Università di Bari. Ancora non ho finito gli studi a causa dell'azienda e ho deciso di andare controcorrente. Io ho deciso di rimanere e di valorizzare il mio territorio, perché come diceva lei, la Calabria non è solo malaffare, perché Giovanni Falcone diceva che le cose siano così, non è detto che debbano andare così, è solo che vi è un prezzo da pagare. Ed è per questo che la stragrande maggioranza preferisce abbandonare e invece noi ci rimbocchiamo le maniche e facciamo di tutto per la nostra terra, ci impegniamo. E io ho deciso di impegnarmi con l'aiuto della mia famiglia, delle persone che mi sono accanto. Un'azienda agricola, ha cominciato pian piano. Un'azienda piccola che ha iniziato con tutti i problemi del Dove si trova intanto territorio. questa azienda? La mia azienda è divisa tra due regioni e tre comuni, Cerchiare di Calabria, San Lorenzo Bellizzi e Terranova del Pollino. Ho deciso di impiantare mele in Calabria, ebbene sì, esistono le mele Come? Quelle del calabresi. Ebbene Trentino, ci sono quelle. no, abbiamo anche le Ma noi mele in siamo Calabria. capaci di avere un prodotto qualitativamente competitivo e possiamo affrontare mercati. Sì, Sì? perché il nostro territorio ce lo permette, basta solo crederci e soprattutto dedicare molto, molto, molto tempo alla terra, perché se la sai curare ti dà belle soddisfazioni. Io oggi sono orgogliosa di quello che ho creato. Ho iniziato con 100 piante, oggi siamo a 1200, non sono tantissime, è vero, però per me che ho iniziato tutto da sola, diciamo che è una grande soddisfazione. Sono quelle 1200 piante che guardi, ci parli. Aspetti da loro delle risposte Sì, importanti in termini e devo economici, dire che no? finora non mi hanno mai delusa. Mi hanno dato belle Il problema risposte. è, vivendo in una regione che è un po' marginale, da questo punto di vista, è lontana dai mercati che contano, come fai a intercettarli questi mercati? Internet. Quindi? Oggi noi giovani, questi sono gli imprenditori di oggi, perché la fatica più grande non è nemmeno coltivare più oggi, ma è vendere. Per noi oggi il problema è vendere e saper vendere per noi giovani. Diciamo che noi ce l'abbiamo nel sangue, perché siamo stati agevolati da internet. Io uso Facebook. Uso le email, mi fanno ordini tramite email, invio le cassettine di mele, cassettina di legno, mele, via. Bolzano, strano, io vendo le mele a Bolzano, a Bergamo, sì, in Toscana, sì, in Puglia, tantissimo. Quindi è cominciato pian piano, no? Ho iniziato pian piano con le fiere.
perché intanto non faccio solo mele, ma trasformo il prodotto facendo ottime confetture di mela, mele e peperoncino, mele e liquirizia, mele e cannella, mele e mandorla, mele e zenzero, mele e lavanda e mele e limone. Quindi ho iniziato con le fiere, prima di paese, poi mi sono allontanata un po' di più, ora a giugno, se tutto va bene, arriverò a Roma e lì le persone mi hanno conosciuta. Ormai sono la ragazza delle mele, non ho più un nome, non mi chiamo più Rosita, sono la ragazza delle mele per tutti. Ed è lì che poi il passaparola mi cominci a crearti un tuo mercato. Il mio mercato, la mia rete. Tutt'altro genere, tutt'altra scuola, tutt'altro obiettivo, il professor Luigi Pasqua, professore associato all'Università della Calabria, che ha messo in piedi una start-up di cui tutti parlano e che dovrebbe, come dire, sbarcare. Speriamo. Dovrebbe sbarcare a breve. Di cosa si tratta questa, professore? Grazie intanto per lo spazio che mi concede. Io insegno scienza dei materiali e da circa 20 anni faccio ricerca nel settore dei materiali, dove per materiali si intende un materiale di qualunque dimensione. E quindi ci rendiamo conto del fatto che sia possibile anche progettare i materiali in modo tale che siano funzionali a tutti i livelli, e noi abbiamo sviluppato dei nanosistemi che riescono a rendere delle chemioterapie intelligenti praticamente. Si parte da una matrice che è praticamente silice, quindi presente già in tutti i farmaci come eccipiente, e questa matrice viene funzionalizzata con delle molecole sempre molto piccole che sono capaci di essere intercettate dai tumori, perché i tumori ne sono ghiotti, e una volta che vengono riconosciute queste molecole, l'intero nostro nanosistema viene portato all'interno della cellula tumorale, dove, rispondendo a uno stimolo che sperimenta soltanto all'interno della cellula tumorale, rilascia il farmaco. In questo modo la chemioterapia viene somministrata solo alle cellule tumorali, il farmaco non viene rilasciato in circolo, quindi non può arrecare danni agli altri tessuti o portare la classica tossicità. E quindi il bersaglio unico del nostro sistema sono le cellule tumorali che a quel punto sono trattate con i farmaci che sono sicuramente in grado, perché si tratta di farmaci già approvati, in grado di ucciderle, e quindi l'azione del farmaco si limita alle cellule tumorali. Quindi un'azione intelligente. Diciamo. È un'azione intelligente perché nella nostra particella, che darò qualche misura però senza tediare l'ascoltatore, il nostro sistema globalmente è grande 300 nanometri, mentre la molecola di un farmaco è grande 1 nanometro. Quindi noi in 300 nanometri riusciamo a organizzare il riconoscimento e il rilascio della molecola esclusivamente nella cellula tumorale. Quindi il sistema viene comunque iniettato come una normale chemioterapia per via endovenosa, è sospendibile nel sangue e passa attraverso i capillari. Quindi raggiunge tutti i tessuti come le comuni chemioterapie, solo che viene in questo suo vagare nell'ambito dei tessuti, viene riconosciuto solo dalle cellule tumorali che lo prendono. Prendendo la molecola in realtà che sta sulla superficie esterna, prendono tutto il sistema che poi contiene anche il farmaco. E quindi in teoria è possibile sviluppare un prototipo intelligente per ciascun farmaco e per ciascun ligando, che sarebbe la funzione esterna deputata al riconoscimento e che poi è tipica di ciascun tumore. E che differenza c'è con l'attuale tecnica chemioterapica? Non ci sono paragoni, perché il farmaco qui non viene a contatto con strutture che sulle quali la sua azione non sarebbe utile. Viene rilasciato solo all'interno delle cellule che devono riceverlo e la cui azione dovrebbe essere... È mirata dei risultati. Attualmente noi abbiamo dei risultati ovviamente solo sugli animali, non abbiamo risultati. Quindi avete già sperimentato. Il nostro mercato è quello degli antitumorali classici, che è un mercato importante per dimensioni ed è un mercato globale, e in questo mercato noi
andiamo a collocarci sostituendo con ciascun prototipo di volta in volta il nostro sistema di drug delivery, che beneficia di un iter di approvazione molto più veloce rispetto ai classici farmaci, perché si tratta comunque di farmaci già approvati e anche molto meno costoso. Questo significa che l'investitore sia esso un... Ah, perché adesso viene il bello, nel senso che bisogna, sì, bisogna trovare chi crede in questo progetto e chi ci mette i soldi. Non è un soggetto unico che ci mette i soldi più soggetti, ci mettere, no? Adesso, ce li ha messi già in parte, ce l'abbiamo messi noi ovviamente, perché l'imprenditoria, anche quella a livello universitario che nasce dalla ricerca universitaria, non è mai finanziata completamente, come è giusto che sia, perché dietro un'azione del genere ci stanno sacrifici immani e ci sta anche una forte motivazione, altrimenti non c'è la possibilità di avere successo e di andare avanti. Quindi i soldi ce li mettono, eventualmente i gestori locali come fondi strutturali, i primi attori, noi abbiamo messo già dei soldi in questa società perché si lavora su cofinanziamenti. E poi eventualmente per ulteriori sviluppi ci vogliono altri investitori che possono essere dei venture capitalist oppure dei business angels e così via, con i quali interagire è assolutamente impegnativo, perché loro ti esaminano a tutto campo e non lasciano nulla al caso e quindi poi decidono se investire con te o meno. Ma ci sono dei contatti? C'è già sì, ci sono contatti, ci sono investitori che sono pronti a investire, siamo proprio in una fase in cui siamo alle soglie di investimento, stranieri, italiani e stranieri in generale, poi ci sono tipologie differenti di investitori, molti vanno per settore, altri vanno per volume di investimento, ad esempio un investitore che investisse nei drug delivery system non sarebbe pronto ad investire su un farmaco, perché per un farmaco ci vogliono molti più soldi e quindi un investimento di altra portata. Ma questa startup utilizza farmaci già esistenti? Sì, il nostro prodotto impiega farmaci già esistenti e li inserisce nell'ambito di questo nanosistema che è brevettato, noi abbiamo due brevetti europei, che è brevettato e il cui approccio consentirebbe di realizzare altri nanosistemi, dipende ovviamente dai volumi di investimento di cui si può disporre, però l'approccio generale consente in linea di principio... È rivoluzionaria questa per quanto riguarda il rapporto con la chemioterapia? Sì, no? Perché comunque riscuote l'approvazione del mercato sostanzialmente, perché i farmaci fuori brevetto possono avere una nuova vita in modo relativamente economico, perché nel drug delivery system il sistema viene ribrevettato e quindi il vecchio proprietario del farmaco scaduto può avere una nuova esclusiva per qualche anno, pagandola relativamente poco rispetto all'approvazione di una nuova molecola che è molto ma molto più costosa. Ma le agenzie del farmaco, chi si occupa di queste, di osservare tutto ciò che si muove? Le agenzie del farmaco sono per noi dei fornitori di servizi. Cioè, e basta. Noi, sì, loro sono semplicemente... E la casa farmaceutica che invece... Le case farmaceutiche sono i nostri clienti potenziali e sono anche potenzialmente dei nostri partner. Perché col nostro approccio, sulla base delle loro esigenze, si potrebbe sviluppare un sistema per le loro esigenze con la massima efficacia, perché loro conoscono nel dettaglio anche le problematiche legate a ciascuna terapia a ciascun farmaco. Quindi noi andiamo nei prossimi mesi al contatto con una multinazionale alla quale proporremo un pacchetto di risultati che non è solo un'idea ovviamente, ma sono anni e centinaia di migliaia di euro di investimento e che speriamo muoverà... Da quanto tempo ci lavorate? Il progetto risale al 2004, era un progetto di ricerca universitario che, ripeto, che è caratterizzato anche dalla presenza di due brevetti, che poi dal 2014 è sfociato appunto nell'azienda, che è la Nano Silical Device, che è uno spin-off dell'Università della Calabria, una start-up innovativa, e che oggi appunto come ricerca aziendale, perché nell'università a un certo punto un progetto di ricerca per avere le sue chance deve essere presentato, deve essere il know-how di un'azienda, altrimenti per quello che sto vedendo oggi è difficile che un progetto di ricerca universitario possa avere delle chance concrete sul mercato. Rimane un'idea di ricerca sviluppata, più o meno sviluppata, ma per promuovere un'idea ci vuole una start-up, che è di per sé un'iniziativa ad alto rischio,
e che però è l'unica in grado di dare le chance strada per a questo progetto di divenire una tecnologia. Se no rimane una ricerca e basta, punto e basta. Sì. Vede quanti talenti ci sono in questa nostra regione? Sì, tantissimi. Voi vi occupate di talenti, occupate di idee, un sistema che raggruppa tutto ciò che fa parte dell'area del progetto innovativo, della sperimentazione, no? Fate questo? Sì, Talent Garden lo dice la parola, giardino dei talenti. Noi siamo uno spazio di co-working, quindi siamo in realtà un ufficio condiviso dove non esistono pareti, ma esistono 28 scrivanie in cartone, un design che cerca di riprodurre un giardino, quindi un ambiente di lavoro informale, bello, dove sia bello stare e trascorrere la propria giornata lavorativa. Chi affitta la scrivania è solitamente un professionista o una piccola azienda che lavora nell'ambito delle nuove tecnologie, della comunicazione, perché il digitale dal nostro punto di vista è il presente ma anche il futuro del mercato del lavoro, e attraverso il digitale oggi è possibile sperimentare, innovare delle professioni tradizionali, anche dei modi di fare impresa tradizionale, soprattutto è possibile creare delle nuove professionalità, dei nuovi lavori. Cioè, se io ho un'idea, vengo da voi e dico, guarda, io ho questa idea, mi aiutate a svilupparla, voi lo fate? Quello che noi facciamo è creare il networking intorno all'idea, perché noi non siamo un incubatore o un acceleratore di impresa, noi abbiamo un importantissimo incubatore di impresa che è il Tecnest, che si trova all'Università della Calabria, e siamo a 2 chilometri dal Tecnest. Quello che noi facciamo come spazio di co-working è connettere le persone e le idee, quindi mettiamo a disposizione un network nazionale ed internazionale di chi lavora nell'ambito della consulenza allo sviluppo delle idee imprenditoriali, ma anche dello sviluppo tecnologico. Questo perché Talent Garden è il più grande network di spazi di co-working, siamo circa 2000 le persone che abitiamo questi spazi di co-working, e attraverso una piattaforma interna web sappiamo quali sono i profili professionali presenti negli altri co-working, e quindi siamo in grado, a chi viene nel nostro spazio, di creare dei link, delle connessioni. Ma prima parlavo con Rosita Mastrota, che è un'imprenditrice agricola, lei produce, poi vende su internet, voglio dire, anche chi è l'economia reale, insomma, sì. No? Può essere in qualche modo vostro, faccio tra virgolette, cliente, nel senso, certo, che può essere inserita in questo contesto e creare intorno a questo prodotto, a questo progetto, a questa idea, un potenziale mercato, no? Assolutamente sì, quindi, perché nel nostro spazio di co-working abbiamo chi si occupa del marketing in maniera innovativa, abbiamo chi sviluppa le piattaforme di e-commerce e struttura le strategie digitali per stare sul web in maniera corretta e quindi riuscire a raggiungere il proprio target. Abbiamo anche chi sviluppa i software che servono a gestire, no, i processi produttivi all'interno di un'azienda, così come chi si occupa dello sviluppo delle app attraverso le quali poi è possibile conoscere un'azienda o anche ordinare comodamente dal proprio smartphone un prodotto o un servizio. Abbiamo un piccolo ecosistema all'interno del nostro Talent Garden che sono tutti quei professionisti che possono innovare dei business tradizionali attraverso il digitale. Qual è invece il business di Talent Garden? Affittare le scrivanie. Quindi, molto semplice e lineare, sì. Affittare le scrivanie e le professionalità, no? Utilizzare le professionalità, sì, perché sì, poi si fa un progetto complessivo. Perfetto, esatto. E si fa Sì, noi nel nostro Talent Garden abbiamo creato una piccola filiera, cioè abbiamo, ripeto, da chi sviluppa software a chi è in grado di strutturare una campagna di web marketing e comunicazione. Quindi volendo riusciamo a coprire diversi aspetti di una commessa di lavoro da parte di aziende che ci chiedono di innovare i loro processi produttivi, i loro processi manageriali, così come di innovare la loro presenza sul mercato in termini di reputazione online, in termini di clientela da acquisire e vendita ovviamente del prodotto. Create l'humus necessario. Sì, sì. Connettiamo
I giovani professionisti che oggi lavorano grazie al web e alla digital economy con l'old economy, in maniera tale che ci sia crescita e sviluppo per Nel tutti. Nel caso della Mastrota è old e new economy insieme. Bellissimo. Insomma, no? Perfetto. Perché lei non fa altro che utilizzare. Ho ereditato terreni dai miei nonni, erano tutti seminativi, ho deciso di impiantare mele sul pollino. Quindi diciamo che ecco perché sono old e new. Perché poi commercializza solo su internet. Ma è l'unico modo per far conoscere oggi i prodotti calabresi che poi hanno un elevato livello di qualità e spesso rappresentano e possono catturare dei mercati di nicchia che poi sono quelli che definiscono il vero made in Italy. Quindi il web oggi apre le possibilità al mondo. Sta a noi poi capire, no? Da imprenditori, da imprenditrice quale tu sei, in che modo la tecnologia, il digitale e il web ti possono aprire nuove porte, se è stata molto intelligente a capire che la vendita dei tuoi prodotti poteva funzionare moltissimo con il web. Che poi anche la vendita su internet richiede un linguaggio specifico, certo. Richiede dei canali che vanno utilizzati, saputi utilizzare, nel senso perché se no rimane lì questa roba appesa su internet senza che ci sia qualcuno dall'altra parte che clicca mi piace e possa in qualche modo acquistarla. Diverso invece il discorso del professor Pasqua, perché quella è una start-up che sta lì, è in pole position, pronta per decollare. Magari voi potreste, non so, renderla più, no, appetibile. Loro possono fare questo forse, rendendola più appetibile o no? Forse, ma noi in realtà avendo un bacino di clienti abbastanza ristretto, da questo punto di vista abbiamo poca necessità di pubblicizzare la nostra attività. In realtà lo facciamo e lo facciamo con piacere attraverso i media quando capita, però il nostro obiettivo, il cliente è un soggetto molto particolare perché è la multinazionale farmaceutica e quindi direttamente il nostro mercato è collegato direttamente a loro. Però fatemi capire, perché sono impazzisco, cioè una cosa così rivoluzionaria, no? Che va a quantomeno a tentare di risolvere il problema dei problemi, cioè l'incurabilità, abbassa la tossicità delle terapie, quindi dovrebbe abbassare. È possibile che non ci sia l'attenzione? Ma l'attenzione viene dopo, diciamo, perché noi ad esempio l'anno scorso abbiamo vinto una competizione nazionale, in realtà era di respiro internazionale, patrocinata da Banca Intesa su Milano, e lì abbiamo parlato con dei possibili investitori. Dei possibili investitori erano dei venture capitalist, soprattutto coreani, e poi ce n'era qualcuno, c'era un'azienda farmaceutica, ad esempio giapponese, questi però erano interessati al nostro approccio, che però soltanto ad alcuni aspetti che erano di loro interesse, per sviluppare i quali noi avremmo probabilmente dovuto investire altre centinaia di migliaia di euro e altri anni di ricerca. Cioè noi abbiamo un prodotto che è abbastanza adesso individuato e ovviamente è focalizzato su farmaci non da testare, farmaci già approvati e prossimi alla scadenza brevettuale, questo per motivi di mercato, però farmaci già approvati di cui tutto si sa. Quando un investitore ti chiede sì, mi interesserebbe questa cosa, però bisogna vedere, ecco, quel bisogna vedere significa anni di ricerca e milioni di euro di investimento, probabilmente. In quel caso mica lo posso fare io, cioè voglio dire, quello, io sono un ricercatore. Uno di questi che ha un'esigenza ben particolare, si può rispondere forse un giorno, mentre il nostro cliente, quello che riteniamo possa essere più vicino, che potrebbe essere alla nostra portata tra qualche mese, quello invece è probabilmente chi detiene il farmaco che noi modifichiamo e introduciamo in questo nuovo drug delivery system, che sarebbe un sistema per il rilascio di quel farmaco. Ecco, quello è il candidato migliore a divenire il nostro cliente e stiamo facendo di tutto per diventare appetibili ai suoi occhi. E questo può succedere ragionevolmente nell'arco di qualche mese. Dal vostro osservatorio, per esempio, questa Calabria che spesso viene rappresentata come un stereotipi, no? Cliché vecchi, obsoleti, voglio dire, non la si conosce, non si intercetta, non si fa fatica proprio a farla venire alla luce, no?
Sì, sicuramente è faticoso perché appunto siccome siamo abituati a determinati cliché, a un determinato schema di ragionamento, di approccio alle cose, in Calabria spesso noi stessi calabresi facciamo fatica a riconoscere il cambiamento o comunque la messa in atto di processi che vanno verso quel cambiamento. La Calabria che osservo io, che osserviamo noi come Talent Garden, è una Calabria invece in profondo cambiamento, è una Calabria dove tanti giovani stanno tornando alla terra per riappropriarsi della terra in maniera innovativa, stanno ritornando per costruire in realtà tutto ciò che manca, perché paradossalmente in una regione dove non c'è niente è tutto da fare, infinite sono le possibilità. E Talent Garden è nato in Calabria con questa spinta. Lei consideri che Talent Garden Cosenza è l'unico Talent Garden di tutto il sud Italia. Per trovare un altro Talent Garden ci dobbiamo spostare da Roma in su. E ovviamente noi abbiamo insistito moltissimo per farci concedere l'utilizzo di questo brand e quindi provare ad agganciare la Calabria e tutti questi talenti a delle dinamiche nazionali ed internazionali, consapevoli che il nostro non è soltanto un business, la nostra è una mission molto sociale anche, perché all'interno di questo spazio noi buttiamo giù tutti gli stereotipi calabresi, buttiamo giù il fatto che condividere idee ed esperienze non sia il male, anzi sia necessario, che lavorare insieme sia il modo per trovare la forza per mettere in piedi progetti ambiziosi, che invidia, individualismo non servono a niente, e che coltivare il proprio orticello senza guardare ciò che accade intorno a sé non è assolutamente produttivo. Ma questo è un limite culturale che ci portiamo dietro. Sì. Sì, ancestrale. Purtroppo. Ci fermiamo alla pubblicità tra poco. Torniamo in studio. Rosita, ma oltre al territorio nazionale, queste mele prodotte, queste confetture prodotte in Calabria, hanno mercato o non è ancora provveduto a... Ancora non ho provveduto. Intanto le stiamo vedendo, che c'è una varietà immensa di prodotti, eh? Molto belle sono. Ho scelto questo packaging proprio per mostrare la rusticità, cioè l'autenticità del nostro prodotto, perché queste devono essere le confetture del Pollino, devono rispecchiare. Non dobbiamo vergognarci della nostra storia, della nostra cultura. No, mai. Quanto mi chiedono di dove sono, io non ho mai problemi a dire di Cerchiara, di San Lorenzo. E dove sono? Sono paesini piccoli. 400.000 abitanti. Sei mai detta, ma chi me l'ha fatta fare? Sempre, la maggior parte delle volte, perché mi scontro comunque con l'ignoranza delle persone, con l'invidia, con la cattiveria, con la burocrazia. Con la burocrazia che non finisce mai. Però poi è questa passione che ho per il mio territorio, questo amore grande che mi lega alla mia terra. Magari ti diranno, ma che deve fare? Ma guarda le confetture queste. Da dove viene? Guarda un po' se quel puntino piccolo di San Lorenzo, che viene da San Lorenzo, può fare mele, può fare San Lorenzo, può fare confetture. E invece, proprio perché il nostro è un territorio vergine, possiamo fare di tutto. Perché mai nessuno ha cercato di valorizzare quello che noi abbiamo. Noi abbiamo tutto, abbiamo territorio, abbiamo clima, abbiamo acqua, abbiamo sole, abbiamo... No, a noi non ci manca nulla, ci mancano solo aiuti. Potevi rincorrere un posto statale, insomma, no? Stare tranquillo. No? Cioè, no. Mi sarei annoiata poi. Vogliamo mettere le giornate noiose degli uffici con le giornate a camminare in campagna. No, la sera arrivi a pezzi, io sono colorata, ho impiantato altri frutti di bosco in questi giorni, altri lamponi, mi sono stancata tanto. Ma fai tutto da sola?
Mi aiutano papà, mamma, mio fratello, mia sorella, il mio fidanzato quando riesco a tirarlo con me in azienda. Siamo tutti noi in famiglia. Funziona solo così per un'impresa agricola in questa fase di grande crisi e di difficoltà, no? Ma per il momento sì, perché essendo una piccola azienda non riusciamo, non puoi assumere persone, non puoi... Ma quando ne hai parlato con i tuoi genitori? Voglio fare questo, che ti hanno detto? Mio padre era d'accordissimo con me, mia madre no. Che ne devi fare, ma vattene, ma ti rendi conto, ma studiate per fare poi cose, i sacrifici vattene, che abbiamo fatto noi. Magari vattene e poi vanno a fare magari camerieri a Londra in un pub. Ecco, no? Parliamone. Parliamo di quei, questa inutilità. Vanno a fare camerieri in un pub, dici ma vado a imparare la lingua. Vabbè, quando imparare. Studi magari, ma vai non, durante gli studi. Ma non vai lì, un pub in Inghilterra, o no? Sono d'accordissimo e condivido pienamente lo spirito di Rosita. Perché questo è il nostro valore aggiunto. Lei parlava di passione, la passione che hanno i giovani, insomma questa generazione nostra che ha un po' scoperto che il mondo del lavoro era completamente diverso da come ce lo avevano raccontato. Noi no? Siamo stati bravi a raccontarlo, forse come stava avete raccontato la vostra esperienza. Io, insomma, i miei genitori mi hanno detto studia, sii seria, studia, troverai un lavoro. Sì. È mancata l'ultima parte, troverai un lavoro, il lavoro me lo sono, ho capito a un certo punto che me lo dovevo costruire. Ed è bellissima questa passione che c'è e io la ritrovo in tantissimi giovani che sono ritornati o hanno deciso di restare. Ci sono tantissimi esempi come Rosita e sono un esempio soprattutto per le generazioni che stanno arrivando, perché a loro bisogna spiegare quello che lei diceva prima, e cioè che la Calabria ha un'immensa cultura millenaria. Abbiamo un'identità, non siamo inferiori a nessuno ed è questa identità che poi ci permette anche di definire dove vogliamo arrivare. Quindi se noi calabresi, iniziando proprio dalle scuole, se tutti i calabresi, i ragazzi, iniziassero a scoprire la storia della nostra regione, le ricchezze archeologiche che abbiamo, il patrimonio filosofico e intellettuale, cioè non dimentichiamo che Pitagora ha vissuto a Crotone, non a Milano, ecco, io, è una cosa che mi piace dire sempre ai ragazzi che spesso frequentano anche il Talent Garden o quando andiamo a scuola a raccontare la nostra esperienza. Ed è importante che questa identità inizi ad essere recuperata da persone come Rosita, perché la classe dirigente, che poi è secondo me quella che manca realmente in Calabria come in generale nel nostro paese, deve riconoscersi un'identità. Deve riconoscersi un'identità per poi avere una visione. E allora forse tra qualche tempo avremo una classe dirigente che capirà quali politiche deve fare affinché Rosita possa assumere delle persone nella sua piccola azienda, affinché una start-up come quella del professore che ho qui accanto a me possa essere supportata per raggiungere determinati risultati. Invece in Calabria tu fai le cose, inizi dal basso, però nessuno ti aiuta. In che senso? Noi non abbiamo bisogno di soldi, spesso e volentieri. Di incoraggiamento, abbiamo di positività. Bisogno, sì, di incoraggiamento, abbiamo bisogno di interlocutori nelle amministrazioni. Che non ci sono. Capaci di capire il nostro linguaggio. Io quando ho fatto nascere Talent Garden, allora tu per fortuna è un'impresa agricola, ma spiegare che cosa fosse un co-working è quattro stato scatole vanno a spiegare. Ovviamente dice, difficilissimo. Ma come, non hai una bella struttura? È stato difficilissimo. Arredata, con segretarie. E far capire. Avessi chiuso i battenti dopo due giorni. Sì, no? Sì. Far capire questo concetto del co-working e come questi spazi di co-working in realtà dovrebbero essere creati dal pubblico. Perché sono i nuovi centri di aggregazione sociale, quei centri di aggregazione sociale per i giovani che in Calabria non hanno mai funzionato. Però se io amministrazione comunale ho uno spazio che non utilizzo, ma veramente ci metto quattro scrivanie, lo faccio frequentare dai giovani, vedrete che prima o poi quei giovani si organizzeranno per fare qualcosa insieme, partiranno con un'idea di impresa, magari con un'idea che è collegata ai servizi che quel comune non riesce a soddisfare in termini di welfare o di gestione del territorio. Professore Pasqua, il problema è che anche questa università l'abbiamo sempre vista come una cosa, no, lontana,
Beh, quello in qualche modo, se riuscissimo è un fenomeno naturale che poi a capirne le grandi immense potenzialità che ha e quello che produce quotidianamente, perché ci sono ricerche che sono vanto degli atenei calabresi, però non si riesce a metterla in circuito, a fare sistema. Ecco, la Calabria ha questa difficoltà a fare sistema. Questi sono sempre processi graduali. Poi la Calabria ha sicuramente dei limiti strutturali da questo punto di vista, altrimenti mi chiedo come mai non siamo la Florida del Mediterraneo, perché insomma, con tutte quelle coste sicuramente ci si sarebbe aspettato di vedere folle di turisti d'estate, insomma, invece non è così. Però penso che l'integrazione tra l'università e il territorio sia una cosa di lungo periodo, non può essere, l'università è relativamente giovane da questo punto di vista, però penso che sia presente sul territorio. È ovvio che questi processi sono molto graduali e anche l'indotto che l'università genera e la diffusione della cultura universitaria è un processo lento, non credo che sia assente sul territorio calabrese. Sicuramente ci possiamo porre obiettivi. No, io non ho detto che è assente, siamo noi distratti forse e non cogliamo quelle che sono invece le potenzialità dell'università. È la stessa università, cioè non è banale raggiungere dei risultati, non è banale acquisire la consapevolezza che i risultati che si raggiungono debbano essere condivisi. Questo è fondamentale perché si fa formazione anche in questo modo, sulle giovani generazioni che oggi rimangono impressionate da una cosa che li ha affascinati nell'università e domani potranno essere i primi attori nell'occuparsi di quella cosa. Beh, se io fossi un direttore generale di un'azienda sanitaria ospedaliera, io inviterei il professor Pasqua e dire scusa, spiegaci un attimo questa start-up che avete messo in piedi, perché può essere... Farei discutere con i medici che lavorano all'interno delle strutture, creare una possibilità di coinvolgimento, di sinergia. È un fenomeno di divulgazione, però le chiedo, vi hanno mai chiamato, invitato a fare questo tipo di ragionamenti? Negli ospedali no, siamo invitati in diverse competizioni internazionali da questi cacciatori di tecnologie sicuramente. Ma quella è un'altra cosa, però qui viene prodotta, questa viene realizzata. Mi auguro che avverrà in futuro, ma non perché per quanto ci riguarda possa essere determinante ai fini della nostra floridità aziendale, no. Ma perché per noi è una missione diffondere quello che facciamo. Anche, ho il piacere di ringrazio di questo spazio anche per questo motivo. Quello farà parte sicuramente di una nostra missione. Ma io sono affascinato da queste cose, io come calabrese sono orgoglioso che vengano fuori situazioni di questo tipo in una nostra regione dove tutto si dice che va male, dove tutto sta un momento all'altro, crolla tutto, insomma, voglio dire, un minimo di positività, perché c'è una Calabria diversa, io ci credo in questa Calabria diversa, e voi tre siete l'esempio di una Calabria diversa. Non è facile. Per esempio, Rosita, tu hai partecipato ai convegni di agricoltura, hai raccontato la tua esperienza, sì, ti hanno chiamato, ti hanno inserita. Faccio parte di un'associazione di giovani imprenditori agricoli, l'AGGIA, sono vicepresidente regionale e sono in una giunta nazionale. E una volta al mese noi giovani di tutte le regioni ci incontriamo e discutiamo dei problemi, ma non solo, anche dell'orgoglio nell'agricoltura della propria regione. Ci sono tuoi coetanei in Calabria, per esempio, che fanno lo stesso lavoro che fai tu? Sì. Che hanno investito Meleti, in no, però in no, agricoltura vabbè, sì, ce ne sono molti, la maggior parte magari fa da prestanome, diciamo che in Calabria è molto normale diffuso. Questa cosa, è diffusa, però ci sono tanti giovani che si impegnano, tanti giovani capaci, tanti giovani che ci credono anche più di me. E io con la mia associazione cerchiamo di coinvolgerli, e cerchiamo di stare insieme, di aiutarci a vicenda, di confortarci anche a vicenda. Anche a volte. Perché c'è una montagna di milioni di euro a disposizione dell'agricoltura, insomma, se non io personalmente non ho mai preso un finanziamento. No, dico, ma se non si rilancia... In questa fase, se non approfitta di questo. Potresti provare. No.
Non è facile. Non sì, è appunto, se ci andiamo guidati, a scontrare no? con quella burocrazia sì, no, che poi ti... Due sono le cose, accedere o vai dietro la burocrazia o lavori. Ma tutti questi sono, dove vanno a finire allora? Se no, di non è facile, di non lo possiamo, è una strada da percorrere, però non è neanche facile per chi si barcamena, come diceva lei, tra le operazioni necessarie alla sussistenza dell'azienda che conduce a livello familiare e occuparsi anche della progettazione. Quello non è... A questo dovrebbero servire le associazioni di categoria. Voi queste cose non le fate, no? Queste cose... No, noi le facciamo, come non le facciamo, su consulenza, ovviamente sì, ci occupiamo anche di progettazione su bando nazionale, regionale e anche i bandi europei, quindi riusciamo anche a lavorare. Ci sono anche queste possibilità, no? Di mettersi insieme, di cercare di capire, verificare, insomma, voglio dire, se uno ha un'idea, se la tiene per sé, rimane un'idea e basta. Sì, e poi come spesso accade, uno ha un sogno, però all'alba muore perché non è riuscito a mettere in pratica quello che invece sentiva potenzialmente di poter fare. Condividere e confrontarsi. Condividere, ormai questa è l'epoca della condivisione, no? Esatto, la sharing tutto, economy. Condividiamo su Facebook uno stato, condividiamo una foto, condividiamo un pensiero, un messaggio, un racconto, si può condividere. Si deve condividere perché altrimenti torniamo, facciamo passi indietro e come dire, restituiamo un'istantanea di una Calabria lontana che noi ci auguriamo sia un po' alle spalle, ci siamo un po' alle spalle o no, perché la politica forse non ha colto bene effettivamente quello che sta succedendo in Calabria e rappresenta una Calabria che non c'è più. Assolutamente che non d'accordo. C'è più, io me ne rendo conto quotidianamente, una Calabria non c'è più, incontro tanti giovani che sono bravi, hanno idee, che sperimentano, che non hanno paura, che si confrontano, viva Dio, questa è la Calabria, così si può guardare con un pizzico di entusiasmo in più a questa regione. Sì, tra l'altro tutte queste cose aiuterebbero moltissimo la politica, perché comunque quando parliamo di condivisione di idee e competenze, e oggi tutto questo accade anche a livello amministrativo nelle stesse città italiane, no? Milano viene considerata oggi la sharing city italiana, cioè dove tanti servizi che il comune non riusciva a mettere in piedi per mancanza di fondi o di competenze, li ha potuti mettere in piedi grazie alla partecipazione, cioè condividendo idee e proposte con gruppi di cittadini, associazioni, aziende. Quindi è il potere del fare insieme le cose, del fare sistema, come lei diceva prima, che può risolvere e colmare tantissimi vuoti che abbiamo. Però la politica calabrese in realtà continua a parlare un linguaggio che a noi non appartiene più, cioè io parlo una lingua e racconto cose che sono distanti anni luce da quello che sento raccontare e dire alla politica calabrese. Non è che io abbia aspettato che la politica bussasse alla mia porta, sono andata spesso io a bussare alla porta della politica non per chiedere qualcosa ma per proporre. Facciamo questo piuttosto che questo perché so che avete questo problema e allora nel risolvere questo problema, se lo condividiamo, magari nascono dei posti di lavoro, magari nascono delle nuove aziende. La domanda però... che ti hanno fatto, quanti voti porti? Zero, la risposta è zero. Cioè. Siamo fermi a quel cliché cui parlavamo e la Calabria vive questa difficoltà perché chi governa non la comprende, non la segue, non la percepisce, non metabolizza questo nuovo sentire. Del resto è cambiato il mondo, ogni giorno ci sono innovazioni tecnologiche che stravolgono il nostro modo di vedere, di pensare, il concetto che avevamo noi di lavoro. Certo. Diceva Anna Laura prima, noi e i nostri figli abbiamo detto vai, fai scuola, ti laurei, poi c'è il posto di lavoro, perché noi siamo abituati a quei percorsi, abbiamo vissuto con quella cultura. Oggi che gli vai a dire un figlio, vai all'università, finisci, poi sono fatti tuoi, poi se hai numeri te li giochi, se non ce li hai... Le società sono sempre in evoluzione, quindi non si può pensare che rimangano, le opportunità rimangano le stesse a prescindere dalle generazioni. Noi abbiamo vissuto quel tipo di impostazione. È un fenomeno naturale. Oggi non c'è più quel tipo di impostazione.
perché abbiamo per esempio Rosita che si è inventata il lavoro puntando sull'agricoltura, sperimentando, poteva starsene all'università a Bari, finire il ciclo di studi dopo i 5 anni di laurea, aspettare che qualcosa si aprisse. Comunque ritengo che qualunque nuovo scenario poi crei delle nuove nicchie di potenzialità, cioè l'evoluzione, sì, questa assolutamente sì, sono perfettamente d'accordo. E credo che le nuove generazioni debbano essenzialmente forti della grinta che la natura regala loro e della formazione che sicuramente potranno, alla quale potranno accedere, saper individuare queste nuove nicchie come si cerca di fare in modo tale da non scoraggiarsi e andare avanti. Così è? Sì, io infatti cerco di darmi da fare e propongo al mio sindaco ogni giorno iniziative, tanto è vero che ora per quest'estate stiamo cercando di attirare tour operator da noi, perché comunque abbiamo anche la fortuna di avere un paesaggio fantastico come le Timpe di San Lorenzo e le Gole del Raganello, però attiriamo gente così, visita guidata nelle aziende, vendita diretta del prodotto in azienda. Il sindaco, l'amministrazione è dalla mia parte, quindi stiamo cercando di coinvolgere anche le altre aziende per creare economia, perché comunque la gente che verrà a San Lorenzo non verrà solo nell'azienda agricola di Rosita Mastrota, ma andrà anche nell'altra azienda, andrà al bar, andrà al supermercato, comunque si cerca di creare un'economia, facciamo conoscere posti nuovi, facciamo toccare con mano la qualità dei nostri prodotti alle persone e creiamo un po' di turismo oltre al reddito. Anna Laura Orrico, praticamente con voi non si può parlare di clienti, ma di persone che vogliono condividere con voi un progetto. Infatti un'idea. Noi parliamo di abitanti. Chi sta nello spazio di coworking è un abitante, perché all'interno dello spazio noi creiamo una comunità, cioè siamo un gruppo di persone, ognuna con le sue competenze, con i propri interessi, però la particolarità del nostro ufficio è che abbiamo una bellissima area relax, dove la mattina prendiamo insieme il caffè, spesse volte pranziamo insieme, abbiamo anche il biliardino, quindi giochiamo, ci svaghiamo, trascorriamo tutta la giornata, diventiamo una comunità. È una comunità. E quindi siamo abitanti di questa comunità, persone che hanno voglia di condividere, che non si vogliono fermare a ciò che già hanno, perché sanno che oggi il mondo offre infinite possibilità e sta a noi, alla nostra determinazione, alla nostra tenacia, alla nostra voglia di rischiare e di metterci in gioco, cogliere quelle opportunità. Apertura mentale. Sì. Solo questo. È la prima cosa. Professore Pasqua, noi allora ci vediamo tra qualche tempo per vedere se qualcosa è con piacere, sperando di maturata buone, in questa notizie. Direzione, perché mi pare davvero una bellissima, bellissima intuizione. L'intuizione di ricerca. Ormai risale a qualche... Questa intuizione di pilotare il farmaco seguendo, voglio dire, questo... mirando proprio le cellule malate, perché parliamo di tumori, a questo mi riferivo io. Purtroppo è un'esigenza per le terapie. No, quello che dicevo è che l'intuizione risale a più di 12 anni fa, poi adesso c'è lo sviluppo, diciamo, che è comunque un'esperienza molto intensa e difficile, però non ci arrendiamo, quindi. Ci sono, secondo me, poi ci saranno coloro i quali fiuteranno, in questo caso bisogna dire anche il business. No? Loro si muovono su questo. E punteranno. Noi in realtà avremmo anche altri piaceri, cioè quelli di creare qualcosa di bello qua in Calabria che desse considerevoli sbocchi occupazionali, che è una cosa in linea di principio possibile. E quindi quelli sicuramente sono degli obiettivi che mettiamo al primo posto. Chissà, abbiamo degli investitori che dicono vabbè, piazziamo qui una cosa, facciamola qui, lavorateci, nuovi posti di lavoro, ma... E qualcuno lo abbiamo già creato, però. Sì. Nel nostro piccolo, qualcosa quindi, l'abbiamo qualcosa, già fatto. Qualcosa, da cosa poi nasce cosa? Bisogna mettere idee su idee e poi alla fine il percorso si crea da solo. Certo. No? Rosita, continua con questi bei prodotti, l'augurio è che tu possa intercettare sempre più
fette di mercato importanti, interessanti, mantenendo sempre una qualità alta e garantendo al prodotto che abbia quella freschezza e quella genuinità che è tipica delle nostre terre, no? Cioè, questo è l'augurio, perché ogni prodotto che nasce qui è genuino, ma poi è sofferto. Sì, è tanto. È sofferto. Altrove le cose non sono così difficili. Da noi c'è tutto un meccanismo, un percorso che necessita sempre di essere, no? Vabbè così. Io vi ringrazio. Grazie per essere stati con me. Grazie. Noi ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci.